Salve a tutti ragazzi e benvenuti su House Boulder. Nuovo mese e novità sul canale. Da oggi, e si spera per un bel po', il martedì avremo questa new entry che sostituirà uno degli episodi che facciamo di House Flipper 2. Salve a tutti ragazzi e bentornati su House Builder. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Non me lo ricordo assolutamente. Avevamo guardato qual era la prossima missione, ma assolutamente non la ricordo. Non mi ricordo neanche dove. Ma soprattutto il mondo è storto. Ok, allora questa l'abbiamo fatta. Questa l'abbiamo fatta. Perfetto. Casa del Trapper. Ah, giusto, è vero, il Trapper, quello in Russia. Molto bene. Vuoi davvero comprare questa casa? Sì. Cazzo, allora non ho visto che devo comprarla. Vabbè, fa lo stesso. Allora, vediamo un po'. Qua mi sa che è tutta roba da fare in legno. Questo già mi piace. Bene, allora, siamo arrivati. Purtroppo puoi contare solo su te stesso. Non ci sono negozi né civilizzazione nelle vicinanze. Sei riuscito a portare gli attrezzi su un camioncino, ma per tutto il resto dei lavori di costruzione devi organizzarti da solo. Resisti e attento agli orsi. Come al solito, minaccia psicologica. Bene, allora. Wow. Ok, fammi vedere. Allora, installa i tronchi qui. Prendi un tronco, installa un tronco. Bene. Prendi un tronco, installa un tronco. Allora, prendi la motosega. Prendiamo la motosega. Ok. La costruzione della casa entra appena ricorda che dovrei tagliare il tronco alla giusta lunghezza con la motosega e scorteggiare il tronco. Ok, però qual è la lunghezza? Ok, qua c'è un metro. Fermi tutti. Prendi il metro. Prendi il metro. Prendi un'ascia per sguainare. No, fammi capire. Come si. Presumo che si usi così. Ok. Sono 1,40 m. Ok, quindi la misura è 1,40 m. Tu sei. Non sei 1,40 m, tu sei 1,40 m, perfetto. Ok, ma tu sei più piccolo. Tu sei 90 centimetri. No, scusami un attimo. Prendo te e ti piazzo. Prendo te e ti piazzo. Prendo te e ti piazzo. Ok. 90 centimetri, giusto? Allora, devo sguainare. Nel senso togliere la guaina, presumo. Quindi sarà scortecciare in realtà. Ok, devo farmi prendere un attimo da un raptus di follia. Ci sta. Ok, perfetto. Ok, tu che sei quello che mi ha appena fatto fare 2, ok. Quanto sei lungo? Bah, presa la cazzo proprio. Allora, sei un 70 centimetri, perfetto. Prendo e lo posiziono qua, posso? Ok, prendo. Lo posiziono qua. Ok. Forse ho capito come funziona. Prendi la scortecciatrice. Andiamo, piamola, che è meglio. Perfetto. Prendi l'attrezzo e lo metti giù. Ok, allora quindi sono circa 70 centimetri. Prendi e metti giù. Questo però è più lungo. Vabbè, vediamo cosa succede se lo prendo e lo metto giù così. Niente. Quindi qual è il problema? Cioè, non capisco dove stia la differenza. Questo l'ho piazzato, questo l'ho piazzato. Questo l'ho piazzato. Ok, qua ce ne sono alcuni che dovrò fare io. Questa è da scortecciare, la scortecciamo con calma. Lo prendiamo. Lo mettiamo giù. Ok, adesso abbiamo questi pezzi qua. Aspetta un attimo, raccogli. E raccogli. Adesso mettili giù così. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 5, 6. Quelli si stanno da scortecciare. Quindi sono 3, 2, 5. E vedi, c'è qualcosa che non va. Fammi vedere. Metro. Hop, hop. No, voi siete giusti. Hop, hop, hop. E sono 1
2 e 3. Perfetto, adesso prendiamo la scorpacciatrice, difficile anche da dire. 1 e 2. Hop hop. E facciamo 1 e 2. Perfetto. Ne manca uno. Abbiamo una motosega, abbiamo degli alberi. Gvz, proprio alla radice, radice. Molto bene. Così proprio il minimo indispensabile. Non sprechiamo nulla. Scortecciamo. Ho sbagliato. Scortecciamo. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo misurare però. Allora, abbiamo detto 90 cm, quindi metro. Prendiamo, hop. 90 cm qua. Forse era 70, vabbè. Al massimo perdiamo 19 cm. Allora, prendiamo così. E tu vai qui. Perfetto. Bene. Vai. Adesso usa una motosega, l'ho già imparato, grazie. Ok, allora adesso bisogna misurare ovviamente tutta sta roba. Ok, allora forse uno lo sacrifichiamo, vediamo un attimo. Abbiamo da qua. $4,70, vediamo un attimo. Così. Hop. $4,70. Perfetto. Ottimo. Prendiamo. Ok. Ok. Qui dobbiamo fare tutto a misura. Bene, adesso quanto mi è avanzato da questo? Da qua abbiamo 3,10 metri. Ci sarà qualcosa da 3,10 metri? Non credo. Da vederlo non credo, non mi pare. Sì, che culo. Ok, quindi ho solo un dubbio. Questo sarà unico o sarà singolo? Sarà unico o sarà singolo? Volevo dire, sarà uno unico così lungo o sarà singolo il pezzetto? Mi sa che è singolo il pezzetto, a differenza di questo che invece è tutto lungo. Ok, quindi ora si prospetta un lavoro di sega, ovviamente motosega, di scortecciatura e misura, che potrebbe essere parecchio lungo. Quindi noi salve signor cinghiale, abbiamo anche il sugo da preparare, ma non è questo il momento. Allora, noi ci vediamo a breve quando avrò fatto almeno la base, in maniera da non tediarvi con un processo che abbiamo già capito com'è, che è sega, scorteccia, misura, posiziona. Quindi noi ci vediamo tra poco. Perfetto. Allora, adesso abbiamo da finire soltanto l'ultimo tronco più lungo. Quindi, è finito. Ah sì? Wow. Non sapevo che volassero. Allora, abbiamo soltanto da finire l'ultimo tronco lungo, che non ricordo più quant'è la misura. Intanto lo farei vedere la base com'è venuta. Allora, prendiamo il metro. 4 metri qualcosa, se non ricordo male. 4,70? Ok, perfetto. Opla. Prendiamo il metro, misuriamo 4,70 m, sperando che non sia troppo scarto. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4,70 m. Perfetto. Motosega. Perfetto, quanto abbiamo di scarto? Circa 4 metri, ci sta perché è utile con la misura. Spero. Al massimo abbiamo un piccolo scarto, ma niente di che. Vi faccio vedere anche gli scarti che ho fatto. Ok. Perfetto. Adesso, come potete vedere, intanto questi sono i miei scarti. Come potete vedere, devo continuare con questo, con questa trafila, che è sempre segare, fare e posizionare. Questo è 3,40 m. Tu sei, ehi là, fammi passare. Tu sei 1,15 m. A voi quanto siete, per curiosità?
due metri, non vi spreco, vorrei tenervi. Tu quanto sei? Quasi 3 metri, ma non avete lavoro qua, a meno non vi trovo un posto. Questo era 3,40, niente. E mi sono già dimenticato, c'ho la memoria di un procione morto. 1,20, magari riesco a tirarne fuori due da qua, giusto? 1,20, 2,20, me ne stanno fuori 70 centimetri, è un po' fastidiosa sta cosa, che mi date tutto questo scarto. Tu sei 1,90, quindi non mi serve a niente, a questo punto sacrifico te, vediamo cosa succede, perderò un po' di legna. Ok, me lo calcola giusto. Però scommetto che se io prendo questo lo metto qua, no, vero? Troppo breve. Ci ho provato, però. Allora, niente. Abbiamo quell'altro che abbiamo abbandonato qua, che era a 4 metri. Lo prendiamo. Ci sarà qualcosa da 4 metri, vero? Come no? Questo era 3,40, ma non lo voglio sprecare. Un attimo, lo giù, prendo il metro, vediamo un attimo. 4 metri, non ci sarà nulla da 4 metri, sicuro. 1, 2, 4 e 50, 4 e 50, questo sarà uguale, niente, lo userò, non voglio sprecarlo, ma lo usiamo qui. Ok, me l'ha dato, perfetto, niente, allora devo proseguire a costruire. Oh, guarda, piccolino, vieni qua. Piccolino, ti piazzo qua. Perfetto. Non arriva neanche tanto scarto, eh? Abbiamo soltanto questi due, che basterebbe tagliarli per recuperarli, ma non è il momento adesso. Bene, allora non ci resta che segare altri non so quanti alberi. Infatti non so se vedete che è drasticamente calata la popolazione degli alberi. Però se riusciamo a fare una cosa fatta bene, studiata per bene, quello che mi preoccupa sarà questo, che sarà un tronco intero. Sicuramente sarà un, anzi vediamo un attimo, sicuramente sarà un tronco intero, vediamo le misure. Sono esattamente, sì, sicuro, 7,5 metri. Proviamo a segarne uno qua così. Ovviamente facciamo tutto alle radici in modo che riusciamo a recuperare la lunghezza il più possibile. Ok, adesso per curiosità misuriamo quant'è. 5, 6, 7, 8 e 84, no. Niente. Possiamo forse recuperare qualcosina. Però io, come vi ripeto, oggi ho la memoria di un sasso morto. E quindi sono 7 e 53. Facciamo 7 e 55 e tagliamo la testa al toro. Così. Hop. 4, 5, 6, 7 e 55, vai, dannazione, dimmi che è giusto. Perfetto, così, dove sei qua? Uno, via, perfetto. Quello piccolino lì, vediamo quant'è, al massimo lo sfruttiamo per fare quel lato là. Bam, perfetto, perfetto, molto bene. Adesso per curiosità vediamo quanto ho da buttare qua. Fammi fatti misurare. 1,27, neanche male, come misura, neanche male, perché probabilmente è la misura ideale da mettere qua. Ma intanto lo appoggio qua, poi speriamo che ci sia andata di culo. Bene, allora io proseguo e ci vediamo a breve. Ok, abbiamo finito di fare la base, diciamo. Adesso qua ci dice che dobbiamo utilizzare le scale, ma non capisco. Ah, ok, qua ci spiega di come utilizzare le scale quando ci serviranno, però non credo che ci servano adesso. Adesso dobbiamo piantare questi qua. Allora, io vorrei tanto tipo che questo fosse di questa misura. Mamma che culo. No, ho sbagliato, ho quasi fatto il danno. Ok, quindi non abbiamo scarti. Non è vero, uno scarto ce l'abbiamo. No, non è vero, non abbiamo più scarti. Ho salvato, ah no, eccolo qua. Mi sembrava strano.
è l'ultimo che ho fatto, quello da 6 metri, mi ha dato un po' di scarto, ma vabbè, è perfetto perché mi va qua bene. Allora, sono stato molto stupido perché non ho calcolato la misura che mi serviva per almeno altri due, perché questi sono, anzi per almeno altri tre, perché questi saranno pali, alberi completi, ma questi quanto sono alti? Non voglio già usare la scala, ma ehi, metro? Niente? Così allora? Quindi così non va su. Ma sei viscido allora. Ma dai. Ah, non vale. Non vale. Allora, non ricordo assolutamente quanto fosse la misura. Adesso proviamo, vediamo se magari ci viene in aiuto la scala in questo frangente. Se la posiziono qui, prendo il metro. No, ci ho sperato, magari riuscivo a... Che succede? Non preoccuparti, appena una trazione, se vuoi metterne una nuova compra... Io non volevo vendere. Ma porca miseria. Vabbè, niente. Allora, dopo aver fatto un po' di disastri, tentiamo intanto di mettere giù quelli alti. Quindi questo sega giù qua sotto, che ripeto, noi cerchiamo sempre di recuperare tutta la lunghezza. Abbiamo questo, lo prendiamo, e questo sarà quello gigante, quindi lo mettiamo qua, e infatti non succede niente. Ok, quindi abbiamo questo a questo punto. Dove sei? Vieni qua, scortecciamo finché cade. Quasi. Prendiamo e mettiamo qua. Bene. E adesso questi qua come ce la smazziamo? Potrei tagliare a metà un albero e vedere di recuperare qualcosina, ma non vorrei rischiare, perché sarebbe bello sapere intanto quanto è lungo uno di questi. Ovviamente la mia potenza è incommensurabile perché riesco ad alzare tronchi e a muoverli come dei fuscelli. Allora prendiamo il metro, misuriamo quanto sono questi. Sono 8 metri circa, 8,78. Se lo dividessimo per 2, anzi per 3, allora fammi pensare un attimo, se lo dividessimo per 3 potremmo anche farcela, però ho dei seri dubbi. Fatemi pensare un attimo, perché non vorrei segarlo troppo, la mia paura è quella, perché verrebbero circa 2,90 m. 2,90 m, vabbè, ci proviamo, al massimo ho buttato via un tronco, cioè tanto serviranno 2,90 m da qualche parte sicuro. A 2,90 m, uno, sega. Poi, nuova skill. Cosa posso fare? Misurazione automatica del tronco. Ok. Oh, che bello. 2,90 m ho detto, però non lo vedo. Bene. Prendo, prendo e prendo, e che Dio ce la mandi buona. Ma vieni. No, no, uno ce lo siamo giocati. No, uno ce lo siamo giocati. Dannazione. È più di 2 metri. E vabbè, niente, lo mettiamo qua intanto questo. Cavolo, ce l'avevamo quasi fatta, era tutto perfetto, e invece uno ce lo siamo giocati male. Vabbè, fa lo stesso. Recuperiamo un altro tronco. Però a questo punto non saprei a che misura farlo. A questo punto sorge spontaneo un dubbio. Che misura devo fare? Facciamo 4 metri? A questo punto facciamo 4 metri sperando che vada bene. O 3 metri qualcosa? Ah, facciamo 4 metri, dai. Vediamo a testa al toro. Facciamo 3,90 m.
sperando che vada bene. Se no mi sono giocato un altro tronco. Volpino, postati. Perfetto. Outstanding. Bene, devo proseguire. Adesso vediamo se mi sono giocato bene questo. Troppo breve. Troppo breve. Me lo sono giocato malissimo questo. Allora, uso della scala di nuovo. Sì, la della scala che ho erroneamente venduto, vorrei far notare. Però, vabbè. Tu, invece, sei una gioia perché immaginavo che ci stessi. Ok, andiamo a recuperare quel tronco, che non ricordo più dov'è. Era qua sopra, l'ho tagliato. E quanto sei lungo tu adesso? La 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 la. Tu sei lungo quasi 5 metri, 4,92. Ok, 4,92 potresti andare bene. Non qui, ma qui. Preciso. Molto bene. Molto bene. E niente, devo ricominciare con la solita tira e molla. Vediamo un attimo la misura. Così. 4,56. Dimmi che anche tu sei 4,56. Più o meno. Volpe, 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 volpe. Cosa stai facendo? Mi stai spostando le luci da cantiere? Cos'è? Vuoi lavorare per me? Dopo mi dicono che maltratto gli animali perché vi faccio lavorare. Dai. Perfetto. Allora, sperando che questo cada meglio, lo prendiamo, lo spostiamo e lo mettiamo qui. Perfetto, adesso lo scortecciamo e lo misuriamo. Allora, 4,56, giusto? Madonna santa, c'ho la memoria veramente. Oggi sarà il tempo, sarà, che ne so io. Allora, questa era 4,40 e quella era 4,56, dai. Non sono così imbecillito, vero? 4,56, mi ricordavo bene. Allora, 4,56. Gvz qua e 4,56. Bene, tu sei invece... Ci siamo. E ti piazzo qui. E ti piazzo qui. Tu, vero, niente, proprio non ci siamo, vero? Niente. Forse devo aspettare qui una botta di fortuna. Ok, vogliamo giù questo. Vi faccio vedere un attimo com'è il lavoro qua così, sperando che questo si possa tagliare, perché... Ok, non si può tagliare, perfetto. Allora, sai, iniziamo da questa. E questo vuole fare il trapper, ma gli sto disboscando praticamente tutta la casa. Più che la casa, sto disboscando tutto quello che c'è intorno. Tu cosa sei? Misuratore. Oh, che bella cosa. Dove sei? Sta ferma qua. Ferma. Oh. Ah, bom. Vieni qua. Ti posiziono qua. Quindi vuol dire che se io adesso prendo il metro e guardo... Un 7,47, però tu non ho la misura. Sì, però dovevi dirmi anche quanto era questa misura. 7,47. Ehi, sto misurando. Perché mi devi... Ah, che stupido. Mi stavo incastrando sull'info. 4, 4, 5, 6, 7 e 47, 7, 9, perfetto. È questo integro praticamente. Immaginavo. E vai, un'altra skill. Lo scorteci praticamente. Ah, già battuti, scortecciati, perfetto. Io ci riprovo. Non è che per caso. Ma vieni, non abbiamo scarti, signori. Non abbiamo scarti, stiamo facendo il lavoro per eccellenza. Io spero solo che questo video veramente non sia troppo lungo, perché lavorare così diventa veramente infinito. Però è molto bello come... Almeno personalmente mi piace molto come lavoro. Allora, non doveva cadere già scortecciato questo, scusatemi.
Perché uno mi ha creduto scortecciato e questo no? Vabbè. 5-9. Ok, questo ha deciso di non essere scortecciato, ma è lo stesso. 5-9. Metro. No, scusami. Cazzavillo qua. 5-9. 5-9. 5-9. Non ci vedo più. 5-9, vai. Prendi e metti giù. E a te ti prendo e ti porto di là e ti sfrutterò per qualcos'altro. Probabilmente ti sfrutterò qui a fare questo pezzettino qui. Quanto è questo? 1,19. 1,3. Ah, ne vengono fuori due precisi. Ma sì, chi se ne frega, li prendiamo così. Mettiamo così e questo ci siamo. Avanti col carretto. E dannazione. In un posto peggiore non potevate metterlo sto coso, eh? Ah no, è vero, posso metterlo lì però. Veloce, 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 veloce. Cinghialotto. Perfetto. Allora, tu che sei venuto fuori già scortecciato, ti sposto, ti metto qua direttamente. Ho sentito qualcosa? No? Ok. Mi era sembrato di sentire un tronco, l'ho sentito benissimo, so di non essere pazzo. Allora, così. Perfetto, già scortecciato. Ci serve la misura che è 5,98. Così è molto più facile. Sì, però non vedo quant'è la misura. 5,30, 5,40. Ma se io faccio così invece? 7, 5,98, quindi facciamo 6. Nuova skill. Maestri, questa abilità puoi sbagliare la lunghezza di chi sta entrando. Ok. Vorrei evitare di sbagliarla, soprattutto per non sprecare del legno. Perfetto. E adesso tu quanto sei? E chi lo sa? Quanto sei? 2,85. Quindi in teoria, se ho un 3, posso piazzarlo. Ah no? Perfetto. I piccoli non ne ho più, non ho più scarto. Cioè va via perfetto così. Bene, allora io intanto vado avanti e noi ci vediamo a breve. Il brutto di questo gioco è che continua a fare tagli ai video. Quindi è un po' tragica la cosa. Però non voglio fare un video lungo ore, perché veramente mi porta via delle ore. Quindi voi avrete la vostra solita mezz'oretta, 40 minuti di gameplay, mentre io avrò la mia giornata e mezza di lavoro. Ma sì, tanto chi se ne frega, ci piace, ci divertiamo e quindi va bene così. E quindi, signori miei, a dopo. Credo che siamo giunti alla fine, visto che stiamo facendo le ultime in altezza. Ovviamente abbiamo migliorato tantissimo le nostre skill, quindi adesso tagliamo un albero, vengono giù tre tronchi, misuriamo tutto al volo, insomma diciamo che si è un po' velocizzato. Allora, 5,70 m, abbiamo anche più margine di errore. Da 5 metri facciamo 5,4. Lo prendiamo e lo posizioniamo senza problemi. Questo è 4,58, tu sei... No, questo mi sa che è esageratamente corto, ma... No, vedete? Ho il 50% di gap, diciamo tra virgolette, di errore. Però... Ecco, io pensavo questo di averlo buttato e invece no, perché lo metto qua sopra. Perfetto. Allora, abbiamo qua sopra niente ancora. Non ho ancora utilizzato la scala, quindi magari zittiamo anche la motosega. Abbiamo 4,58 e 4,41. Quindi facciamo un 4,40 tutti e due e siamo a posto. 3, 7, 4, 40, 2, 42. Ehi. Non cadermi addosso però. Perfetto. Sono esattamente le misure che mi servono. Quindi così. Uno lo mettiamo su. Questo lo mettiamo su. Perfetto.
Adesso abbiamo un altro 4,40, però mi sa che poi abbiamo finito, giusto? No, abbiamo uno lunghissimo. Abbiamo un 4,40 e un 5,58. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo questo quant'è? 5,93. Adesso devo fare 4,40, non ce la faccio, vero? Così. Vediamo, potrei aver fatto una cavolata e aver buttato via mezzo tronco, però no, questo me l'ha preso, quindi prendo anche questo. Perfetto. Allora, stiamo piano piano salendo e stiamo iniziando a fare il tetto. Però più saliamo, più... ah, giusto, è vero, l'ho venduta. Allora, compriamo una scala. Posizioniamo la scala. Magari la posizioniamo nel posto giusto, quindi qua. Scala. Bene. Ok, meno 5, non è un problema. Allora, tiriamo giù l'albero, l'alberello. Come vedete, 1, 2 e 3. Siamo sempre alla misura. Però questa volta devo salire su perché... Ah no, prima devo mettere giù 1, 2, 3. Poi devo salire su col metro. 3 e 54. Questa non riesco a vederla. 4 metri, quindi 3,54, 3,54 e 5,58. Non ce la farò mai a recuperarlo da uno solo. Allora, proviamo. 3,54. 3,54. Tu invece sei troppo corto, vero? Tu sei solo 2 metri. Peccato. Allora, facciamo uno e due. E uno sicuro, qua ci vai. Hop hop. Perfetto. Poi l'altro era questo qua dentro. Che ovviamente non ci passo perché sono stupido che voglio passare con un tronco. Ok. Mamma mia che fastidiosa che è questa maledetta motosega. Però in teoria, se abbiamo fatto bene i calcoli, e io lo spero, questo potremmo recuperarlo su quello sopra. Vero? Mamma mia signori, che classe! Ma soprattutto, che culo! Allora, vediamo un po' cos'altro abbiamo da tirar fuori. Abbiamo da tirar fuori un altro 5,492. Allora, 4,92, facciamo un 4,50. Allora, motosega, un 4,50, ho detto, così, perfetto. Che era quello lungo, che era questo, no. Oddio, mi sto perdendo, eccolo qua. Perfetto. E invece tu sei un... tu mi sono perso il tuo. Non so quanto fai neanche misurato, 2,21. Però, scusami un attimo. Vedi? Abbiamo un 2,21, abbiamo un 5,58 che teoricamente posso sfruttare con questo. Questi non sono 5 metri, vediamo se riesco a piazzarlo dove ci va il 5 metri. Perfetto, mamma che culo. Ecco, la possibilità di uscire un po' dalle misure, siamo a posto. Siamo proprio a cavallo. Allora, abbiamo detto che tu sei un 4,26 e un 3,54. 4,20, fammi uscire. Niente. 4,26 e 3,54. Quindi 3,54 e 4,26. E teoricamente tu vai bene per dopo. A meno che non riesco a piazzarti qua sopra, ma sarebbe epico. Fammi vedere. Mamma mia. Allora, uno e due che praticamente sono la stessa misura. Allora, prima questo, che era il più lungo. E poi questo. Perfetto. Molto bene. Beh, diciamo che il lavoro così prosegue molto più velocemente. Adesso seguiamo questo.
1, 2 e 3. Ok, 1, 2, 3. Allora, l'unica cosa fastidiosa è che bisogna ogni volta misurare. Allora, tu sei, adesso non riesco più a prenderti, maledetto, devo per forza prendere la scala. Scala? Dov'è la scala? È finita la scala. Scala? Boh, ne compreremo un'altra, tanto siamo senza soldi, quindi cioè... Non posso piazzarla qui? Vabbè, ti metterò qui. Allora, abbiamo detto, tu sei 3,59. Che sarà più o meno anche la misura lì. Abbiamo un 3,59, abbiamo un 4,92, 3,59, 4,92, siamo lì. Allora, 3,59. Questo mi sa che 4,92 non riesco a giocarmelo bene. Vediamo. Ma questo era il 4,92. No, era quello il 4,92. Oh, non facciamo cazzate. Ok. E questo cosa, scusami? Prende su cose a caso ultimamente. Ok. Questo mi sa che mi conviene tenermelo per dopo, perché non credo proprio di riuscire a piazzarlo qua. Troppo breve. Ma potrei piazzarlo qua. Hop. Lanciato proprio, eh. Non è neanche attaccato, è buttato su così. Riuscirò a saltare sopra il tetto così? Brutale. E vai. Ok, allora tu sei 2,93. Poi facciamo gli equilibristi adesso. 2,93 e 2,88. Quindi 2,70, 2,70. E tu sei... Mamma che rischio. Rischio, rischio, rischio. 2,70, 2,70. 4,26, teoricamente dovrei tirarlo fuori tutto da 1. Proviamo. Allora, facciamo 2,70. 2,70. E te, che sei il più lungo, prova a posizionarti subito. Vediamo se mi va di culo. Perfetto. E poi abbiamo 2,70 e 2,70. Ottimo. Quando non si sente il peso del lavoro. 1 e 2. Adesso siamo a 2,27, 2,27, quindi siamo a 2 metri, 2 metri, 2, 2 e 3,59. Allora, 2,10. 2,10 e 3,79 era? Cazzo, allora mi sono perso. Facciamo così, maniera da poter sfruttare anche quel pezzettino lì. Così. 1 e 2. Montiamo su. Voilà. Opla. No, no, non cadere dentro. Non cadere dentro. Non cadere dentro. Per piacere, non farmi cascare giù. Così. So che non dovrei fare l'equilibrista, infatti mi hanno dato una scala apposta, ma è più divertente così. 1,6, 1,5. Quanto sei tu, scusami? Ma per capirci.
sei giusto. Perfetto, 94 1 e 6, piccolino, e tu sei sempre il più grande, giustamente, perché sei venuto su dopo. 2,93. Allora, spero che questo sia l'ultimo albero. Ok, e allora siamo messi così. 1, 2 e 3. Non mi ricordo già più le misure. Facciamo un metro, qui sono tranquillo. Allora, un metro e 2,50. No, facciamo 2,40. Intanto prendiamo subito questo. In teoria dovrei farcela entrare così, giusto? Sono sul legno, sì, perfetto. Ok, adesso non ce la farò mai a prendere la misura, ovviamente. 2,27. 2,27. 2,16 ne facciamo, perché abbiamo deciso così. Qui, bello che porta tronchi saltando, cioè qualcosa di improponibile in realtà. Ma va bene così. Ok. Hop. E buonanotte, ho sbagliato. Così. Hop. Hop. Perfetto, adesso siamo metro. Hop. E buonanotte, hop. 1,6. Ok. Dimmi che il residuo va benissimo. Dovrei prendere la scala, lo so, ma così è più divertente. Immaginare il tizio che lancia le cose. Perfetto. E basta, praticamente abbiamo finito. Allora, adesso abbiamo un metro, da tirar fuori un metro solo. Quindi, uno, perché, due e tre. Vai che ci siamo. La e si comincia. Allora, uno, vediamo anche quello là da fare. Sono tutti alti uguali, giusto? 2. Perfetto, siamo arrivati al tetto. Ok. E 3. Perfetto, me ne servono ancora 2. Piccoli piccoli. Ormai c'ho una manualità per la sega che è qualcosa di spettacolare. E così suona male, ma non siate maliziosi. 1 e 2. Dai che ce la facciamo. Hopla, hopla e perfetto. Congratulations. Perfetto. Adesso, esatto, come immaginavo. Però io direi che per questo episodio noi ci possiamo fermare qui, anche perché onestamente a furia di tagli non ho idea di quanto sia lungo, quindi potrebbe essere lungo un'eternità o potrebbe essere leggermente più corto del solito. Vabbè, diciamo che noi per questo episodio ci fermiamo qui intanto. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo episodio e se vi capita passate a farmi un saluto su Twitch. Buon game a tutti ragazzi.